angel spoke and it sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight. Un cordiale saluto dalla redazione del TG List di Italia 2, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione che giunge direttamente dal Vallo di Diano. Iniziamo subito con la cronaca. Un consistente sconto di pena per la semi-infermità, il rito abbreviato e per le attenuanti generiche. Sono pubbliche le motivazioni della sentenza di appello per Giuseppe Petrillo, accusato dell'omicidio di Nicola Di Gloria, 61enne, avvenuto nelle montagne di Polla nel maggio del 2010. È questa la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Salerno, che ha avuto come presidente Francesco Verdoliva, che ha condannato a 6 anni Petrillo. La Corte in pratica ha ritenuto, a differenza di quanto avvenuto durante il primo grado, la semi-infermità di Petrillo come elemento essenziale. In pratica, secondo quanto scritto nelle motivazioni, si è partiti dalla pena minima per l'omicidio, ovvero 21 anni. E per la semi-infermità mentale, le varie attenuanti e il rito abbreviato, ecco che la pena arriva a 6 anni con la scarcerazione del 33enne pollese. Incidente stradale questa mattina a Prato Perillo di Teggiano in via Saliconi, nei pressi del SAUT. Un'automobile della Cosmopol Vigilanza, agenzia specializzata in servizi di vigilanza privata e antirapina, ha impattato violentemente contro un palo della pubblica illuminazione che ha rischiato di cadere sull'automobile per il forte impatto. Lievi ferite per il conducente, che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Cambiamo decisamente argomento. Dopo mesi di rinvii e polemiche tra amministratori del territorio, sembra giunta la data che decreterà il trasferimento del distretto sanitario di Sala Consilina nei locali dell'ex tribunale. È stata fissata per domani alle ore 15 la firma di un protocollo con il quale si sancisce il trasferimento degli uffici alla presenza del direttore generale Antonio Squillante, del sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, del presidente della conferenza dei sindaci Sergio Annunziata, dei sindaci, del direttore amministrativo Anna Maria Farano e del direttore sanitario del distretto Giuseppe Di Fluri. Sono stati denunciati dal Corpo Forestale dello Stato 2 uomini responsabili di 2 incendi boschivi colposi divampati nei comuni di Novi Velia, in località Costa di Saccone, e Camerota, località San Ionico Malaspina, ricadenti nell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Le operazioni e le indagini sono state condotte dal Comando Stazione Forestale di Vallo della Lucania e San Giovanni a Piro. In entrambi i casi, grazie ad accurate indagini, avvalendosi del metodo delle evidenze fisiche, i forestali sono riusciti ad individuare i responsabili dei roghi, i quali, usando il fuoco per pulire il terreno al fine di eliminare l'erba secca e arbusti infettanti presenti sul fondo delle loro proprietà, causa il forte vento, avevano perso il controllo delle fiamme, innescando 2 grossi focolai che hanno distrutto circa 4 ettari di macchia mediterranea e bruciati diversi alberi di roverella e ontano. Entrambi gli incendiari denunciati alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il Forum dei Giovani del Distretto 61 ha invitato i candidati del territorio alle prossime elezioni regionali della Campania a partecipare ad un dibattito pubblico, organizzando nel frattempo una raccolta di una serie di domande da sottoporre ai candidati, preparate dai giovani cittadini del Vallo di Diano, che dovranno rientrare in 5 specifiche categorie.
lavoro, cultura e istruzione, servizi, ambiente, fondi europei e legalità. Tutti i giovani cittadini del Vallo di Diano avranno la possibilità di partecipare all'iniziativa e di dare il proprio contributo inviando una mail all'indirizzo domande.fdg61@gmail.com. Il confronto si terrà domenica 24 maggio presso la Certosa di San Lorenzo a Padula e fino ad ora sembra che quasi tutti i candidati abbiano dato la loro conferma nella partecipazione. Voltiamo pagina. Si terrà nel Vallo di Diano presso l'Action Palace di Atena Lucana da venerdì 22 a domenica 24 maggio il 37° congresso del distretto 2100 del Rotary International, che comprende le regioni Campania, Calabria e il territorio di Lauria. Oltre 500 i delegati in rappresentanza di circa 4.000 iscritti, suddivisi in 94 club. La scelta della sede è stata decisa dal governatore distrettuale Giancarlo Spezie, il quale ha affidato la presidenza del comitato organizzatore a Luigi Macchia, già presidente del club Sala Consilina Vallo di Diano. Il clou dei lavori è previsto per la giornata di sabato. Il governatore Spezie illustrerà i risultati raggiunti nel corso dell'anno rotariano che sta per concludersi e che il Rotary ha dedicato all'importanza dell'informazione. Molto attesa in proposito la relazione del giornalista Antonio Manzo, inviato speciale del quotidiano Il Mattino, il quale illustrerà il tema «Il futuro della carta stampata nell'epoca digitale». Era questo l'ultimo aggiornamento relativo a questa edizione. Vi ringraziamo per averci seguito e a domani.